Breve video su cosa si deve intendere per replica e per copia di uno strumento antico. Normalmente quelle che suonano i professionisti sono copie di strumenti antichi, vale a dire che abbiamo un originale conservato in una collezione o in un museo. E vengono fatti dei rilievi su questo originale e si ottiene un piano dettagliato di tutte le misure. Nel caso noi riproducessimo esattamente queste misure e quindi ottenessimo uno strumento in tutto e per tutto simile a quello originale, compreso naturalmente i materiali, perché è evidente che il tipo di legno, per esempio, incide significativamente sulla qualità del suono, sul colore, eccetera. Nel caso che si faccia, ripeto, questa operazione, noi abbiamo una replica. Cioè abbiamo uno strumento che in qualche modo dovrebbe essere esattamente uguale all'originale. Come dicevo prima, però in realtà i professionisti suonano delle coppie, ovvero degli strumenti che dipendono sempre da un originale, e dai piani, dalle misure che sono state desunte da questo originale, ma con delle variazioni. Perché delle variazioni? Perché innanzitutto il primo problema è quello del diapason, vale a dire che nella musica antica gli strumenti che noi originali che noi oggi abbiamo ci suggeriscono diapason molto diversi. Che potevano oscillare da un La a 300 Hz fino a La anche oltre 440 Hz, a seconda del luogo, a seconda del contesto religioso, laico in cui questi strumenti venivano utilizzati. Normalmente gli strumenti che dovevano suonare in rapporto alla musica sacra venivano intonati sul diapason dell'organo di riferimento e quindi abbiamo tutta una serie di diapason molto differenziati che hanno fatto anche sì che il flauto si evolvesse nella forma in cui si è evoluto, perché per esempio il passaggio da uno strumento a tre corpi, con il corpo centrale unico, a uno strumento a quattro corpi, è servito anche proprio a gestire questo problema dei diversi diapason, nel senso che il corpo della mano sinistra, quindi il corpo più vicino alla testata, veniva spesso fatto in varie misure, proprio per fare sì che l'intonazione del flauto potesse muoversi normalmente nell'ambito di mezzo tono, anche un tono, però più ci si muove, più l'equilibrio generale dello strumento si perde e quindi in qualche modo è chiaro che uno strumento tende a suonare bene solo in un diapason. Poi, evidentemente ci sono dei compromessi più o meno accettabili. Quindi, visto che oggi la musica antica si suona sostanzialmente con tre diapason standard, vale a dire i 392, nel caso si voglia lavorare sulla musica del primo Settecento, specialmente quella di ambito francese, diapason molto basso che era tipico per l'appunto del
barocca d'inizio Settecento francese, oppure su 4,15, che è il diapason in gran parte più diffuso e più usato nei concerti di musica antica, e per arrivare fino a 4,40, che per esempio è il diapason su cui normalmente si intonano le traverse rinascimentali, proprio perché abbiamo degli originali che normalmente sono intonati più verso il 4,40 che non verso il 4,15. Sono originali che viaggiano intorno al 4,30, quindi ci danno l'idea che questo diapason fosse tendenzialmente più alto nel Rinascimento. E quindi, stando così le cose, noi flautai sostanzialmente facciamo per i professionisti delle coppie, ovvero degli strumenti che sono sostanzialmente delle riduzioni normalmente, perché di solito i diapason sono un po' più alti dei 415 negli originali, sono delle riduzioni proporzionali rispetto alle misure dello strumento originale. E questo tendenzialmente dovrebbe lasciare inalterati nel momento in cui ci si avvicina al diapason originale, naturalmente, dovrebbe lasciare inalterate le qualità dello strumento e del suono, per cui si dà la possibilità ai professionisti di suonare a 4,15 con strumenti che mantengono le caratteristiche di suono, di colore degli originali che abbiamo. Direi che questo può bastare per oggi.